Centro di ascolto, collaborazione scientifica con le quattro università delle Marche, formazione alle famiglie per varie categorie professionali e nelle scuole. Sono solo alcune delle azioni del progetto Macerata Alzheimer Uniti Italia, che trasformerà Macerata in una città amica della persona con demenza. Un percorso articolato con la supervisione del professor Trabucchi, presidente AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria, a cura di AFAM Marche in collaborazione con l'amministrazione comunale di Macerata. Perché Macerata come città pilota? Macerata come città pilota perché ha tutte le caratteristiche, sia in termini di abitanti, perché è una piccola città, ma soprattutto in termini storici, perché Macerata da sempre è la città dell'accoglienza. L'ha dimostrato sia nella Seconda Guerra Mondiale, ma l'ha dimostrato andando più in là nel tempo anche con la costruzione dei lazzaretti, durante il periodo della peste del 1003. E poi non è un caso che, San Giuliano, il nostro protettore, sia proprio il protettore. Diciamo il simbolo dell'ospitalità. Serviva una città che fosse piccola, ma che avesse anche le caratteristiche dell'accoglienza e dell'accettazione. E io dico anche della generosità e della voglia di mettersi in gioco per aprire la propria porta e il proprio cuore a chi magari ha qualche difficoltà. Una vera comunità amichevole deve essere sempre pronta ad accogliere chiunque senza distinzione né di stato di salute né di età, tantomeno di età. In questo momento, soprattutto che siamo stati colpiti dall'emergenza del sisma e di tutto quello che ne è conseguito anche con purtroppo l'emergenza neve che abbiamo avuto, ritengo che ancora di più la città si debba stringere, debba riscoprire quei valori collettivi, quel pensare al plurale che sono il contrario dell'individualismo per essere sempre più solidale, sostenere chiunque si trovi in difficoltà e Alzheimer Uniti Italia crede molto in questo progetto e si augura che possa essere replicato in ogni città, perché in realtà, in ogni città laddove c'è un'associazione che possa promuovere e gestire, l'iniziativa, perché in realtà non è un progetto in sé, è un cambio di cultura, è un cambio di mentalità che porta ad accettare la persona anche se è diversa. E io mi permetto di dire che se riusciamo a cambiare, modo di porci verso la persona malata di demenza, riusciamo a farlo verso ogni forma di diversità. La dottoressa Cipollari è coordinatrice anche a livello nazionale di questo progetto, a Macerata, quindi come città pilota, tante azioni concrete a più livelli per far conoscere, per un approccio alla malattia diverso, come? Faremo tanti servizi diversificati per le persone affette da demenza e per le famiglie. E ci auguriamo che Macerata diventi una città non ospedale ma ospitale con le persone affette da demenza, con le proprie famiglie e che le famiglie in pratica si riappropriano della propria città e quindi portino il proprio caro a fare la spesa piuttosto che andare in chiesa e poi partecipi con tutta la cittadinanza alle varie attività che saranno proposte. Come sarà strutturata la formazione per le categorie professionali? Per le categorie professionali abbiamo previsto un ramo teorico e poi diciamo un ramo più pratico in cui ogni categoria saprà come aiutare la persona affetta da demenza e come accoglierla al meglio all'interno del proprio lavoro. Quali saranno le categorie? Le categorie saranno tutte le persone che hanno, diciamo, un contatto con il pubblico, quindi saranno i vigili urbani, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli addetti alle poste piuttosto che alle banche, la grande distribuzione, quindi piccoli negozianti, ma anche grandi negozianti, i sacerdoti. E anche i baristi, i ristoratori e anche i commessi tutti in generale, quindi tutti i negozianti. Un progetto che parte da Macerata come città pilota. Beh, questa è la cosa più interessante e bella, cioè che parte da Macerata, quindi Macerata viene posta anche come campione, come sperimentatore. Cioè. E ancora più bella dal mio punto di vista è che i due soggetti che più
sono attenti alle problematiche della demenza, dell'Alzheimer, cioè l'associazione di cui il presidente la Bernardinelli e l'IRCER, si trovano insieme a lavorare insieme in un progetto che speriamo, io ci credo fermamente, porti Macerata ancora più come dire, come da esempio su come relazionarsi, come stare insieme, su come vivere, che significa la comunità, che una comunità non è tale se non comprende tutti i suoi cittadini, e quindi dal fragile, che non è solo il bambino ma anche l'anziano, ma anche l'anziano malato, è l'anziano in una famiglia, come si è detto, dove persone lavorano, dove ci possono essere altri disagi di disoccupazione e così via. Quindi poter sensibilizzare la città nelle sue professioni, nei suoi soggetti principali, nelle sue istituzioni, a tutte le varie problematiche è essenziale, perché più il problema si conosce, più è facile risolverlo.